I would like to introduce. Okay, let's go. Yeah! Salve a tutti ragazzi, oggi è Tavolos qui con voi e andrò a giocare a, come avrete già capito, a Farming Simulator 2013. Perché? Non c'è un vero e proprio perché. Perché a me diverte questo gioco del cavolo. Allora, quando inizierete vi troverete questo. Dovrete andare lì. Qui in pratica vi darà il benvenuto, questa è la nuova azienda agricola. Segui il sentiero di Graia a sinistra per raggiungere l'area principale, dove troverai altri suggerimenti per iniziare il gioco. E in pratica non ti dice un cazzo. Allora, le cose divertenti da fare sono alla fine poche, perché questo è un simulatore, quindi è un gioco serio. Però ci si può divertire in tante maniere, tipo fare cerchi nel grano. Cangiati, porca Eva. Con tutto il rispetto per chi si chiama Eva. Allora, qui i cerchi nel grano escono perfetti, perché tu in pratica spegni la mietitrice. Fai così e comincio a ruotare. Ruota, fottuto bastardo. Poi si fa un 8. Ci arriva, è solo un sacco di ozza sta a fare. E poi si fa il pezzo grosso. Ok. Pene nel grano più brutto della storia. Che forse non sembra neanche un pene, anzi se faccio così forse è meglio. Così sembra un alieno che è sbalordito. No, neanche quello. Sì, quello sembra il naso. Vabbè. Sono un pessimo disegnatore, lo so. Allora, vabbè, in pratica sto gioco è semplice da capire, perché raccogli il grano, prendi il grano, lo metti su un fottutissimo carrello mistico. No, non è mistico, è solo quel carrello lì. Io indico, ma che cazzo indico? Vabbè, voi andate qui, aprite il zippo, chiamasi condotto. Arrivate qui, una volta arrivati qui, ovviamente questo lo potete spostare e mettere tranquillamente vicino al vostro campo o dove vi rimane più semplice. Con questo, in pratica voi arrivate qui, fate un minimo di retromarcia perché sto a fare lento. Lo agganciate e lo potete trasportare ovunque. E in pratica voi quando avrete, perché io ho disegnato un pene lì, per esempio, non è che ho fatto tutto il campo. Una volta che questo qui sarà pieno, sarà proprio pieno, voi andate qui. Andando qui, potete premere il tasto Q, in pratica vi scarica tutto il contenuto del rimorchio. Va bene. E che cazzo è stato? Ah, sto gioco è tutto un bug. È un bug enorme, traumatico sto a fare. Pratica, per risolvere la vita dai bug si prende un altro trattore e si fa esattamente questo. Geronimo! Che spesso si creano altri bug, ma stavolta sono stato fortunato. Sti cazzi. Niente, se voi ripassate qui sotto,
state sotto il silos. Mira che indico ancora. In pratica vi riempie il camioncino durante la orda del merda. Voi se non lo volete del merda, rifate il giretto e ripositate tutto quanto. Ecco, come si fa con i banani. Allora, ma intanto ho voglia di farmi una passeggiata, lo sto a fare. Perché tanto la cosa più bella del farming simulator è il cazzeggio totale. Perché tanto non giocherete seriamente, o almeno ci proverete a giocare seriamente, e poi dopo un po' vi romperà le scatole e andrete a cazzeggiare in giro cercando nuovi posti. Ah, quel posto lì, questo dove sto andando io, è fondamentale. Per chi non lo sapesse, ovviamente io sto parlando tutto quanto non perché vi reputo tutti imbecilli, ma perché spesso certe persone le cose non le sanno. Io le ho scoperte quasi a culo. E vabbè. Questa è la concessionaria. In pratica da qui comprerete tutto ciò che vi è necessario. E niente. Ah, una cosa. I pedoni non si possono ammazzare. Sì, ci sono rimasto di merda anch'io. Perché io volevo ammazzare i pedoni, però le auto si possono incidentare. Wow! Facendo incidenti del cazzo, perché la fisica su questo gioco è inutile. Non c'è fisica in questo gioco. Ovvero, voi potreste andare con un trattore di quelli bestiali, enormi, contro una Fiat Punto. Che non c'è la Fiat Punto. Vabbè, però vedete? Ecco. No! Sono incriccato. Shh. Forse mi riesco a liberare. Forse mi riesco a liberare. Vabbè, lasciamo perdere. E ci tocca usare questo tumore del trattore. Anzi no, uso questo. Scarico, scarico, scarico. E questo è già un po' più veloce di quello stupido, inutile. Vabbè. E andiamo verso. Verso. A quanto pare sembrerebbe verso ovest. Se quello è il nord, quello è il sud, quello è l'est, quello è l'ovest. Beh, andiamo verso là. Intendo velocità inaspettate, 40 km orari, cazzo! Dai, cazzo! Vado più veloce io col triciclo, cazzo! Sto posto non ci sono mai stato. Ah, dove? Sembra rimasto nelle quattro mura della fattoria del cazzo. Va bene, non so cosa sia sto posto, sinceramente. Well, vedi, staccionate, ti risucchiano l'anima. Vabbè, e comunque sì, penso che questo gioco riesca a divertire, perché sì, dopo il cazzeggio arriverà il lavoro serio, perché dopo il cazzeggio vi stancherete, no, durante il cazzeggio vi stancherete, perché alla fine non è da cazzeggio sto gioco, è come si chiama, è un simulatore, quindi non vi annoierà alla fine. Cioè, scusate, vi annoierà il cazzeggio alla fine. Perché non ci si può cazzeggiare più di tanto. È fatto morire, poverino. E niente. Beh,
La mappa comunque è questa qui. Questa cosa è molto utile perché in pratica c'è la leggenda, qui si potrà chiamare leggenda. In pratica questi sono tutti i campi che abbiamo noi a disposizione, ne sono 40, no, 42 addirittura, quindi un numero atroce. Se iniziate a coltivarli tutti, io sulla... Questo ovviamente ho iniziato una partita a cazzeggio, sulla mia partita ci stanno il 14, il 15, il 16, il 17, il 18 e il 19 coltivati. E fidatevi che da gestirli è veramente dura perché ne sono tanti. E tutti quanti è un bordello. Allora, comunque qui ci stanno questi qui che sono le fasi di crescita. Vedete per esempio qui, sul campo numero 16, cioè pronto per la raccolta. Infatti, se vi ricordate, il grano che ho tagliato a pisello era giallo, quindi era pronto per la raccolta. Pratica, voi passate lì con la mia trebbia, raccogliete, prendete, poi imballate la paglia che lasciate per terra, perché quella è molto utile, e basta. Comunque, questo è il livello di crescita e questo è il tipo di frutto. Pratica, qui il frumento, perché c'era il frumento. Poi ci stanno tante altre cose. L'erba ovunque, l'erba infesterà i vostri coltivatori. Che palle, oggi sono spastico di vedere i nostri raccolti. Che la selezione del veicolo, che in pratica io ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, merda insomma. Quali impostazioni? Queste sono utili perché c'è la crescita delle piante, potrete regolare lenta, normale e veloce. La frequenza delle missioni, che io metto sempre a nessuna missione perché mi rompono le palle, sinceramente, che sto coltivando il mio orticello e loro mi rompono le palle con le missioni, vaffanculo. Allora, lasso di tempo, questo in pratica c'è anche il tempo reale, quindi in pratica potrete sapere l'ora. Che figata! Allora, io qui c'è stata partita, vabbè. Continuo un altro po', tanto cazzeggio totale. Ah, una cosa utile. Esattamente qui, qui in pratica potrete vendere le uova. Sì, in pratica se avete uova, perché sul rifugio qui, se voi vedete su questo punto blu che c'è un cortiletto, in pratica c'è il pollaio. Le galline che acquisti, in pratica dovrete acquistare le galline, faranno le uova tutti i giorni, mi sembra, sì, tutti i giorni, e prese le uova dovrete andare qui e andare su questo simboletto qui, che qui vi spiegherà il punto di vendita delle uova, andrete qui e venderete le uova. Niente di più semplice. Dunque, se avete qualsiasi domanda, qualsiasi curiosità, qualsiasi commento, qualsiasi cosa, scrivetelo qui sotto, che così in pratica vi risponderò appena posso. Bella!